A tutti voi benvenuti a questa nuova puntata di approfondimento. Parleremo di come rimanere in forma senza diete. Lo faremo insieme ad una nota professionista, una nota nutrizionista, ospite di varie trasmissioni a livello nazionale. Con noi la dottoressa Chiara Manzi. Benvenuta, dottoressa. Grazie, è un piacere per me stare qui con voi oggi. Un piacere per noi averla come ospite. Dunque, partiamo dalla dieta mediterranea, inclusa dal 2010 nella lista UNESCO dei patrimoni immateriali dell'umanità e considerata il miglior regime alimentare. Perché? Assolutamente, perché è un regime che ci nutre con dei carboidrati a lento assorbimento, che quindi ci danno costantemente la giusta energia nelle nostre cellule. E perché è ricca di verdure e di frutta. E allo stesso tempo, attenzione, è molto povera di proteine. Oggi quando si parla di diete si parla spesso di regimi dove si eliminano o si riducono al minimo i carboidrati e si rimpiazzano con le proteine. Molte proteine non ci fanno bene al nostro organismo perché danneggiano fegato e reni e aumentano anche il rischio di tumori. Pochi lo dicono, ma è questo il motivo per cui nella dieta mediterranea le proteine sono ridotte al minimo indispensabile, meno di 1 grammo per chilo corporeo di peso ideale. E con la nutrizione culinaria, di cui lei è la massima esperta in Europa, vi è una sorta di evoluzione di questo tipo di alimentazione. Assolutamente sì, la dieta mediterranea è sorta negli anni 50 e metteva appunto, penso che tutti voi abbiate visto queste piramidi, no? In cui alla base ci sono le verdure, i carboidrati, i cereali integrali, la frutta e in cima i dolci. Ecco, grazie alle nuove ricerche scientifiche della nutrizione culinaria, noi riusciamo a far scendere quei dolci dalla punta della piramide fino alla base. Perché possiamo realizzare dei dolci che hanno meno zucchero e più fibra di una mela e che quindi ci possiamo permettere anche 2 volte al giorno e non più 1 o 2 volte a settimana come previsto dalla dieta mediterranea. E nel suo ultimo libro, Cucina Evolution in forma senza dieta, lei, dottoressa Manzi, illustra in maniera approfondita i principi base da seguire per avere un'alimentazione che non escluda nulla. Assolutamente, pensa che qualche giorno fa nel nostro ristorante di Cucina Evolution, ristorante Libra di Bologna, è venuta una persona che veniva non proprio da Bologna, da lontano, ed era venuta perché mi aveva visto in televisione, aveva comprato il libro, era una persona che aveva fatto per tutta la vita diete proteiche, quindi eliminando i carboidrati, e aveva iniziato a mangiare a pranzo la Carbonara Evolution, a cena la lasagna, i fritti, gli gnocchi, la cacio e pepe, la pizza, 2 dolci al giorno e in 5 giorni aveva perso 2 chili. E allora questa persona ha detto: no, assolutamente devo andare al ristorante, devo provare e devo conoscere Chiara Manzi. Infatti per me il ristorante è anche una bella opportunità di incontrare tantissime Certo. persone che vengono dalla città, ma anche da fuori, proprio per sentire anche il riscontro di questo regime alimentare. Normalmente quando mangiamo la lasagna, la carbonara, io sono romana, quindi mi piace tantissimo il piatto Immagino. simbolo di Cucina Evolution. Quando mangiamo i dolci è ovvio che ingrassiamo, perché se continuiamo a cucinarli come li abbiamo sempre cucinati, erano fatti per essere mangiati poche volte a settimana e poi per delle persone che avevano uno stile di vita e un'attività fisica e tante intemperie, non so, non c'era il riscaldamento, non c'erano le comodità negli spostamenti, quindi consumavano di più di noi. Oggi vogliamo continuare a godere questi piatti della tradizione, questi piatti della festa, della memoria. E per fare questo ci vuole un'evoluzione nella ricetta. Per questo Cucina Evolution. Dove sta l'evoluzione? Qualche volta appunto mi chiedono: ma la vostra carbonara è vegana? No, io dico: ma come può essere vegana una carbonara, no? Se è Impossibile. carbonara, se chiamo carbonara, deve avere il guanciale, il torlo e il pecorino, no? Quindi non può essere una carbonara fatta con il tofu. Quindi l'evoluzione non sta nel cambiare gli ingredienti tradizionali e tipici made in Italy, ma sta nel cambiare il metodo di preparazione e cottura.
Quindi nel mio libro Cucina Evolution questi metodi di cottura sono stati estremamente semplificati perché sono migliaia le persone che a casa riescono a realizzare questi piatti. E poi per chi non ha tempo, dal nostro ristorante di Bologna facciamo partire i piatti pronti, refrigerati, che arrivano in tutta Europa in sole 24 ore. Quindi tante persone che magari non hanno tempo di prepararsi la pausa pranzo, piuttosto che qualche volta si vogliono anche far coccolare dagli chef di Cucina Evolution, possono farlo. Ma chi invece ha voglia e tempo di cucinare può realizzare queste ricette senza dover comprare nulla di particolare, anzi risparmiando parecchio sulla spesa. Allora, non posso non chiederle dei consigli per una dieta varia, bilanciata, senza rinunce. Allora, come utilizzare il più noto e amato grasso vegetale, l'olio extravergine d'oliva? Sicuramente è un grasso che ha e dà tantissimi benefici grazie alla sua ricchezza di antiossidanti, di vitamina E, di polifenoli e anche grazie alla sua struttura monoinsatura che lo rende un grasso amico del cuore. Dobbiamo stare attenti a non passare da un eccesso all'altro, né far navigare tutti i nostri piatti nell'olio, perché comunque ha una densità calorica molto alta, per cui in eccesso ci potrebbe fare un danno anziché un beneficio, no? Ogni cosa mi raccontava Alberto Mantovani, scienziato bolognese, che mi diceva: è la dose che fa il veleno, lo diceva anche qualcuno prima di lui, no? Per cui anche di acqua possiamo ammalarci o di olio extravergine d'oliva se ne mettiamo troppo, ma neanche passare dall'estremo opposto, no? Ci sono persone, certo, per esempio, che non fanno mai un soffritto, perché il soffritto fa, oppure ecco, anche a me mi dicono: ma mica farete i soffritti? Certo che facciamo i soffritti, perché si possono fare con la giusta quantità di olio. Quindi un consiglio pratico che possiamo mettere in pratica tutti: per fare il soffritto utilizziamo una pentola antiaderente, dobbiamo stare attenti che abbia il fondo spesso, quindi minimo 5 mm di fondo. Quando compriamo le pentole, questo è un fattore importantissimo a prescindere dalle marche. Quindi mettiamo la pentola sul fuoco, passiamo l'olio extravergine d'oliva con uno scottex, ungiamo il fondo della pentola, aspettiamo che si scaldi un po' il fondo, quindi avvicinando il palmo della mano sul fondo della pentola dobbiamo sentire che è caldo. Intanto ci prepariamo, non so, sedano, carota, cipolla, tutto quello che vogliamo mettere nel nostro soffritto. Magari anche un po' di scalogno, come piace a Carlo Cracco. E quindi andiamo ad aggiungere un cucchiaio di olio per porzione massimo e subito tutto quello che ci serve per il soffritto. Riusciamo anche a utilizzare meno grasso. In questo modo, quando la pentola è calda, si abbassa la tensione superficiale dell'olio, quindi l'olio si spande subito su tutto il fondo della padella, soffrigge bene immediatamente tutti gli aromi, tutti i vegetali che inseriamo senza bruciarli, e poi dopodiché andiamo avanti a fare il nostro ragù oppure la nostra preparazione delle verdure magari saltate in padella con buon soffritto, e aggiungeremo tutti i benefici dell'olio senza sottoporlo a lunghe cotture, e andremo anche a riuscire a ridurne la quantità. In questo modo magari potremo spendere un po' di più per un olio di più alta qualità, quindi extravergine d'oliva, possibilmente italiano, riducendo appunto l'impegno economico, perché ridurremo la quantità. Con Cucina Evolution la bottiglia dell'olio a casa dura un po' di più. Dura di più. E dottoressa Manzi, i carboidrati che spesso vengono demonizzati, soprattutto quelli a base di farina raffinata. Certo. Sì, a pizza e pasta. Sì, a condizione che ne venga abbassato l'indice glicemico. Il carboidrato ci fa ingrassare perché è velocemente assimilato. Faccio un esempio molto pratico, no? Sì. Se io mangio una pizza che contiene magari 100 grammi di carboidrati, che quindi mi producono 400 calorie, perché ogni grammo sono 4 calorie, se l'assorbo molto velocemente, quindi nell'arco di 2 ore, io nell'arco di 2 ore devo fare un'attività fisica pari a 400 calorie per non ingrassare.
Se invece io inserisco nell'impasto della pizza delle fibre solubili, noi utilizziamo l'inulina Excellence, che è la fibra della cicoria, queste fibre ne rallentano l'assorbimento, per cui io assorbo il carboidrato della pizza in 5 ore. Quindi ho 5 ore per consumare 400 calorie e è molto più facile che certo. Già tra metabolismo basale e un minimo di attività che faccio, che quella pizza venga utilizzata per l'energia e non per essere trasformata in grasso di riserva. Quindi noi in Cucina Evolution utilizziamo a volte anche le farine integrali, perché no? Però tante volte, soprattutto lì dove vogliamo conservare il gusto tradizionale, utilizziamo la farina raffinata arricchita di inulina Excellence, perché non è la raffinazione che rende nociva la farina, cioè non è la raffinazione un processo chimico dannoso per la salute, no. Ciò che lo rende dannosa la farina raffinata è il fatto che io ho eliminato le fibre. Ma se nell'impasto, nella ricetta, io inserisco delle fibre che sono ancora più salutari rispetto alla crusca, allora perché no? Perché no? La fibra di cicoria, l'inulina Excellence, che è una fibra di cicoria speciale che ha una catena lunga e ramificata, non ha sapore. Quindi io la metto nell'impasto e non mi cambia il sapore. Se utilizzo invece la farina integrale al 100%, caspita se cambia il sapore nella pizza. Non ha colore, quindi neanche mi accorgo che c'è questa fibra all'interno. Rallenta e in parte impedisce l'assorbimento dei carboidrati, quindi facendo una sorta di sconto sulle calorie. E adesso nel 2021 è molto importante anche dire che è una fibra prebiotica, cioè è una fibra che aumenta le nostre difese immunitarie, e ci siamo resi conto che questo è molto importante, assolutamente, perché nutre la microflora intestinale. E in tema nutrizione ci sono tanti miti da sfatare, ad esempio le uova fanno realmente ingrassare o aumentare il colesterolo? Tante volte si sente in televisione che di questi ultracentenari, no, che vivono a lungo e mangiano, non so, 2 uova al giorno, no? Effettivamente povere uova sono state molto demonizzate, ma ormai sono più di 20 anni che si sa che le uova non alzano il colesterolo, per esempio, perché hanno sì un tanto colesterolo nel tuorlo, però nello stesso tuorlo c'è la lecitina, che è una sostanza che impedisce l'assorbimento del colesterolo e quindi non incidono tanto sul colesterolo del nostro sangue. Inoltre le uova sono magre, perché 2 uova hanno meno grassi di 100 grammi di ricotta. Le avete presenti quelle ricottine mignon che sì. sono ancora più piccole di un vasetto di yogurt? Sì. Ecco, sono più grasse di 2 uova. Quindi a volte noi abbiamo nella testa ricotta magra e abbiamo nella testa l'uovo invece grasso. E a volte andiamo avanti così, per falsi miti, duri a morire. Le uova hanno un contenuto di grassi saturi, che sono quelli che alzano il colesterolo, inferiore a quello dei grassi insaturi. Quindi possiamo davvero stare tranquilli, è anche una densità calorica molto bassa e saziano, cioè io se mi mangio 2 uova sono sazia, se mi mangio una ricottina da 100 grammi magari no. Mentre la ricotta e tutto il mondo del latticino contiene maggiormente grassi saturi rispetto agli insaturi, quindi quei grassi che aumentano il colesterolo, cioè il colesterolo nel sangue non aumenta se mangio colesterolo, ma aumenta se mangio grassi saturi, quindi burro, formaggi, vanno non eliminati perché sono contraria a tutto ciò che è eliminazione totale, ma vanno ridotti, perché comunque fino a 20 grammi di grassi saturi per un adulto non sono dannosi per la salute. Quindi utilizzando i latticini nel modo corretto, come facciamo in Cucina Evolution, appunto la carbonara c'è dentro anche il pecorino, E la lasagna, come si fa a fare senza parmigiano una lasagna? Quindi anche lì utilizziamo materie prime di altissima qualità, cercando di ridurre la quantità. Poi noi in Cucina Evolution abbiamo anche ideato il primo formaggio zero grassi, che ha il sapore del gorgonzola. Ah. Quindi sul nostro sito golosielongevi.it si possono trovare questi prodotti unici. Abbiamo creato un burro che ha meno grassi saturi dell'olio extravergine d'oliva,
partendo da un burro di altissima qualità, così come anche il nostro formaggio zero grassi parte da un latte delle Dolomiti, delle mucche delle Dolomiti, che è talmente buono, talmente gustoso, grazie al fatto che quelle mucche felici brucano erba e fiori tutto l'anno, che anche da un latte totalmente scremato viene fuori un formaggio strepitoso. E da persona golosa che sono, come immagino anche diversi telespettatori a casa, il cioccolato, ci si può concedere questo peccato di gola? Allora, innanzitutto il cioccolato, diciamo, è una ricetta che è composta dal cacao, dallo zucchero e dal burro di cacao, ok? Quindi ciò che fa bene nel cioccolato, sicuramente sappiamo che lo zucchero non è, il burro di cacao anche è un grasso molto saturo, cioè ciò che fa davvero bene del cioccolato è la parte del cacao, della polvere del cacao. Quindi innanzitutto io consiglio nelle ricette di cercare di utilizzare più cacao e meno cioccolato, cioè utilizzare la parte buona, golosa anche del cioccolato. Quindi per esempio noi insegniamo a fare il brownie fatto con il cacao, la nostra mousse al cioccolato ha anche il cacao, però perché no, anche un po' di cioccolato ci sta bene. La parte importante è appunto quella del cacao, quindi maggiore è la percentuale di cacao, maggiori i benefici del cioccolato. Per questo motivo si consiglia sempre il cioccolato fondente. E anche per un altro motivo che molti, ho scoperto, non sanno. Cioè che se noi mangiamo il cacao insieme alla caseina, cioè al latte, alla panna, al burro, al mascarpone, eccetera, a livello intestinale la caseina blocca l'assorbimento dei polifenoli del cacao, cioè della parte buona, salutare del cacao. E quindi per questo motivo si consiglia il cioccolato fondente, perché non ha dentro latte. E quindi anche nelle ricette è bene utilizzare cacao lontano dai latticini. E poi le chiedo, zucchero, zucchero di canna, zucchero bianco, fruttosio, insomma, quale dobbiamo usare? E poi anche il sale. Assolutamente. La quantità del allora, sale. Sullo zucchero secondo me dovremmo fare una trasmissione proprio dedicata, perché una puntata doc. È un mondo. Allora, lo zucchero ci rende felici. Io sono una grande golosa, ho inventato Cucina Evolution perché senza dolci non riuscivo a stare. ma ci sono tanti sostituti dello zucchero che poi sono dannosi a livello della salute. Per esempio lo zucchero di canna, lo zucchero integrale, lo zucchero di cocco, lo zucchero muscovado, praticamente dal punto di vista nutrizionale, quindi del nostro metabolismo, sono come lo zucchero, cioè sono calorici come lo zucchero, hanno un indice glicemico praticamente uguale, quindi ci danno gli stessi danni dello zucchero. Il fruttosio è ancora peggio, lo sciroppo di agave, che è fruttosio praticamente, è ancora peggio. Perché? Perché mentre il glucosio può essere utilizzato per l'energia, il fruttosio si trasforma direttamente in grasso, e in quel grasso viscerale, quello del rotolino che abbiamo sulla pancia, che non è soltanto inestetico, ma anche più dannoso, perché aumenta le sostanze ossidanti, infiammatorie nel nostro organismo. Quindi c'è davvero un mondo. Purtroppo la legge permette di scrivere sui prodotti senza zucchero, anche se dentro ci sono dei dolcificanti che poi, una volta che li mangiamo, si trasformano in zucchero. Capito. Maltitolo, sorbitolo, xilitolo, mannitolo, quasi tutti quelli che finiscono in olo, sono classificati come polioli, quindi non sono zuccheri, quindi sulla confezione si può scrivere senza zucchero. Però quando li mangiamo, il nostro organismo li trasforma in zucchero. E quindi a livello metabolico hanno gli stessi danni dello zucchero, hanno soltanto un più lento assorbimento, però poi si comportano come zuccheri. E di sale quanto utilizzarne? Di sale, ecco, quello è un altro capitolo importante, perché il sale va davvero ridotto, possiamo mangiarne soltanto 5 grammi al giorno, incluso il sale naturalmente contenuto negli alimenti. O aggiunto dalle industrie, se compro delle olive ci hanno dentro il sale, se compro dei formaggi ci hanno dentro il sale.
Quindi io consiglio sempre di pesarlo il sale. Infatti, il mio libro Cucina Evolution è l'unico libro al mondo dove c'è anche il peso del sale nelle ricette. Si può fare con dei misurini, si può fare con delle bilancine, però il sale va pesato perché? Perché l'ipertensione è la seconda causa di morte. Se vogliamo vivere a lungo, dobbiamo tenere sotto controllo questo pizzico, questo ingredientino che aggiungiamo anche nei dolci, no? Perché il sale Come lo no? aggiungiamo dappertutto, no? Noi nei dolci in Cucina Evolution non lo aggiungiamo mai. E quel pizzico qua, il pizzico là, ci potrebbe accorciare di un pizzico la vita E e allora facciamo quindi attenzione. assolutamente va tenuto sotto controllo. Dottoressa Manzi, siamo quasi giunti al termine purtroppo di questa puntata interessante. Allora, qual è l'evoluzione della cucina? Beh, sicuramente dobbiamo, se tutti noi abbiamo questi smartphone meravigliosi, anche in cucina ci dobbiamo evolvere. Non possiamo andare avanti a cucinare le ricette della nonna come le ha cucinate sempre la nonna. La scienza deve entrare anche in cucina. Quindi sicuramente io consiglio di inserire in cucina due ingredienti che sono nuovi e che sono davvero rivoluzionari. Il primo è il dolce zero, cioè un dolcificante che si chiama eritritolo polverizzato, che anche se finisce con olio, questo qui sì che non si trasforma in zucchero, non ha nessun tipo di controindicazione, si può inserire nelle ricette nelle stesse quantità dello zucchero, quindi non bisogna impazzire nelle dosi, e in più è stato studiato che ha proprio degli effetti antiossidanti nel nostro organismo. Quindi è un dolcificante pochissimo conosciuto che noi abbiamo fatto conoscere già da 10 anni alle persone, fatto utilizzare nelle case, e che davvero ci può dolcificare la vita. Il secondo ingrediente è proprio questa fibra di cicoria, l'inulina Excellence, che trovate tranquillamente sul sito Cucina Evolution, che è in grado di abbassare l'indice glicemico, quindi di rendere salutari tutti i piatti di carboidrati che normalmente invece ci fanno ingrassare, ma utilizzata anche in un certo modo è in grado addirittura di sostituire i grassi. Il nostro burro fatto con burro di altissima qualità ha meno grassi saturi dell'olio extravergine d'oliva perché utilizziamo questa fibra che trattata in un certo modo in bocca sembra burro, eppure è una fibra a 0 calorie. Quindi scoprire questi due ingredienti, imparare ad utilizzarli, ci consentirà di fare in cucina dei grandi passi in avanti. E poi, per carità, si possono fare tanti altri passi in avanti. Abbiamo appena fatto un corso sulla cottura Sì. sottovuoto, che è la cottura, secondo me, del futuro perché ci consente di aumentare gli antiossidanti nei cibi riducendo l'utilizzo del sale, per esempio. E richiede delle attrezzature particolari. Con Cucina Evolution non è fondamentale, importante e indispensabile utilizzare questa cottura, però io credo che sia davvero la cottura del futuro, anche perché ci consente di cucinare in anticipo, di organizzare meglio i tempi, di non fare la spesa tutti i giorni, e con lo stile di vita che abbiamo potrebbe essere un valido aiuto per tante persone. Questa è la cucina innovativa. Salutiamo i telespettatori con una sua ricetta per quest'autunno-inverno. Certo, allora io come vi dicevo sono romana, sono qui in Emilia Romagna ormai da 10 anni, quindi sono felicemente parmigiana e bolognese grazie anche al ristorante, ma vi voglio dare una ricetta romana, la cacio e pepe. Prendete 100 g di cavolfiore, 100 g di acqua e 100 g di pecorino romano DOP. Potete ovviamente fare un chilo, un chilo, un chilo, 500 grammi, 500 grammi, 500 grammi. La ricetta per 100 grammi viene per 4 persone. Cuociamo il cavolfiore nell'acqua. Una volta che diventa bello morbido, aggiungiamo il pecorino grattugiato e frulliamo con un minipimer molto, 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 molto finemente. Aggiungiamo il pepe nero e fate la prova, portatela a tavola, nessuno si renderà conto che dentro c'è il cavolfiore. Porteremo a tavola una cacio e pepe che ha meno grassi e meno calorie di una pasta condita con un cucchiaio di olio, proprio quella dietetica, proprio tristissima. Quindi vi sfido tutti quanti a fare questa ricetta, non occorre aggiungere sale perché già il pecorino dona il suo e fatemi sapere.
Tutti abbiamo preso appunti. Prima di salutarla, i suoi contatti social, sito web, li vogliamo ricordare ai Certo. telespettatori? Allora, sul sito cucinaevolution.it trovate tutti i contatti e poi ho le pagine Facebook e Instagram, Chiara Manzi, come il mio nome, dove quasi ogni giorno, se riesco, faccio un piccolo video per rispondere a tutte le vostre domande. Grazie per questi preziosi suggerimenti, grazie alla dottoressa Chiara Manzi, grazie a tutti voi per l'attenzione, alla prossima puntata, arrivederci.